Ciao ragazzi, era un po' di tempo che volevo provare la nuova proposta di Sunto, azienda leader nel settore degli smartwatch, degli sportwatch, ma in generale degli articoli tecnologici legati allo sport. Oggi infatti voglio mostrarvi il Sunto 7, che è il primo orologio di Sunto creato con la tecnologia in sinergia con il sistema operativo Android Wear. Ora vi lascio la sigla e lo andiamo a scoprire insieme. Andiamo a aprire la scatola. Al suo interno troviamo ovviamente l'orologio, una scatoletta al cui interno troviamo il caricatore, il cavetto per caricare l'orologio stesso, che ha un connettore magnetico con un attacco USB classico. Non abbiamo il caricatore diretto vero e proprio. Abbiamo inoltre dei manualetti, classici manualetti di istruzione, sicurezza, garanzia, eccetera, eccetera. Veniamo subito a noi, andiamo subito a scoprire come è fatto questo Sunto 7. Allora, il Sunto 7 è fatto, ha una cassa dalle dimensioni di 50 mm, abbastanza spessa, siamo intorno ai 15 mm di spessore. Rinforzata con fibre di vetro e che la rende molto resistente. Molto interessante, molto bello anche il cinturino che noi abbiamo in versione bicolor, stiamo parlando di una colorazione giallo fluo e nera. Questo orologio, oltretutto, lo troviamo disponibile sul sito dell'Assunto in varie versioni come la All Black, la Graphite Copper, la Sandstone Rose Gold e il White Burgundy. Nomi bellissimi. Il display, andiamo ad accenderlo. Il display è un AMOLED con Always On attivabile, oltre ad essere touchscreen, ovviamente anche quattro pulsanti fisici. Sul retro troviamo un sensore battito cardiaco sempre attivo, ma la scansione non è continua. Il battito infatti verrà comunque letto tramite Google Fit. Il monitoraggio del battito comunque sarà disponibile anche sott'acqua, questo è molto importante. Completano il quadro del comparto tecnico dell'orologio, il barometro e la bussola. Come va questo orologio? Beh, partiamo da dire che Sunto ha cercato di integrare quanto più possibile la parte sport con la parte smart. Il sistema operativo Android Wear lo conosciamo bene, nei suoi pro e suoi contro, ovviamente. Swipe giù. Per andare alle impostazioni rapide, in cui potremo mettere la modalità aereo, la batteria, eccetera, fare Google Pay, eccetera, eccetera. Swipe su per andare alle notifiche. Soffermiamoci un attimo sulle notifiche. Android Wear contro iOS Watch è un po' più macchinoso a volte. Anche se comunque anche qui possiamo andare a selezionare le notifiche che vogliamo e che ci arrivino sull'orologio, che vogliamo che ci arrivino sull'orologio. Tra l'altro, se attiviamo l'opzione delle anteprime, molto interessante, possiamo anche vedere le immagini delle anteprime di WhatsApp o di Telegram proprio all'interno delle nostre notifiche. Si può rispondere vocali o ai messaggi con risposte standard o con, ad esempio, proprio la trascrizione della nostra voce. Presente ovviamente anche l'assistente Google, quindi possiamo usarlo anche come qualsiasi altro smartwatch con Android Wear alla fine. Infine avremo lo swipe a destra dove troveremo tutti i vari widget che vi dicono quello che avete fatto nella giornata, nella settimana e ovviamente anche tutti questi widget sono personalizzabili. Parliamo ora dei pulsanti fisici. Il pulsante in alto a destra ci fa entrare nell'applicazione di Sunto. Questa applicazione è stata studiata ad hoc per Android Wear e quindi ci va a portare a riportare l'esperienza pluriennale di Sunto negli sportwatch dentro ad Android Wear. Abbiamo oltre 70 discipline che si possono monitorare e quando andiamo a selezionare l'attività che vogliamo fare, si potrà aprire un ulteriore sottomenu in cui andremo a trovare molte altre informazioni già nell'orologio stesso. Inoltre, i vari sport vengono anche splittati in varie sottocategorie. Personalmente l'ho provato in alcune corse di allenamento outdoor e indoor e devo dire che l'avvio delle attività è stato fulmineo. Non ci sono stati tempi di attesa per la ricerca del GPS o altri problemi dovuti al sistema operativo Android Wear. Se diamo la via alla corsa, ad esempio,
avremo la distanza, i battiti cardiaci, il passo medio, il tempo percorso. Se andiamo a fare uno swipe a destra, troveremo il lap time, ad esempio, oppure troviamo le curve di livello, molto interessante. Ora purtroppo siamo al chiuso, quindi non si vedono bene. Possiamo andare a modificare la tipologia di mappa, quindi andare a mettere una mappa per la corsa, per il trail running, il ciclismo, mountain bike e mille altri tipi di mappe. Possiamo andare a selezionare un itinerario che abbiamo creato, oppure possiamo importarlo tramite l'applicazione di Sunto, oppure possiamo andare a impostare il risparmio energetico, in cui per esempio se noi abbiamo a che fare un trail run o comunque sia un'attività molto lunga, andremo a diminuire per esempio la precisione di localizzazione da massima, che è un secondo, fino a buona, che è ogni 10 secondi. In questo modo ci permetterà di allungare la batteria del nostro orologio stesso. Una piccola pecca che abbiamo notato anche durante gli allenamenti è che anche con l'Always On Display sempre attivo, se corriamo e siamo sotto il sole, la visibilità dello schermo stesso non è altissima. Possiamo vedere, provato a registrare un video durante una mia corsa. Quindi terminata l'attività potremo andare a vedere tutte le varie informazioni nel riepilogo direttamente dall'orologio stesso. Il tasto centrale e il tasto inferiore sono tasti che possiamo andare a configurare manualmente all'interno dell'applicazione, all'interno delle impostazioni dell'orologio stesso. Noi ad esempio abbiamo lasciato il tasto centrale per la multimedialità e il tasto inferiore per andare direttamente al cronometro, molto, molto importante quando andiamo ad allenarci. Il tasto invece a sinistra dello schermo ci permette di entrare all'interno del menu delle applicazioni di Android Wear oppure di tornare indietro quando siamo all'interno di vari menu. Parliamo ora dei consumi. Siamo circa un 10-15% all'ora quando utilizziamo il monitoraggio delle attività sportive. Se usato come smartwatch siamo intorno al 55-60% di utilizzo di batteria al giorno. Io sono riuscito personalmente a farci anche 2 giorni, ma comunque quando arriviamo a casa il secondo giorno avremo l'orologio scarico e dovremo andarlo a ricaricare. Quindi diciamo che le 2 giornate intere non le riusciremo a fare. Se lo usiamo invece appunto come sportwatch per circa un'oretta di allenamento al giorno, arriviamo a casa la sera con un 35% di batteria, 30-35% di batteria. Possiamo, come abbiamo già detto, andare a migliorare la durata della batteria stessa se abbiamo intenzione appunto di fare delle sessioni molto più lunghe di allenamento o di gara, andando ad abbassare la precisione della localizzazione. Le applicazioni dei partner che troviamo in Android Wear sono molte e collegabili al nostro profilo Sunto, da Wikiloc, Relive, passando per Strava e molti altri. Bene, andiamo a vedere ora l'applicazione. L'applicazione ci mostra l'ultimo quanto siamo allenati in questa settimana, poi abbiamo tutti gli allenamenti fatti. Io ne ho salvati 3 o 4. Andiamo per esempio a vedere l'ultimo allenamento fatto. Vediamo come la traccia GPS è veramente precisa. L'ho messo a confronto con altri smartwatch che uso solitamente e sono praticamente sovrapponibili. Se andiamo poi a tappare sulla mappa, possiamo andare a fare uno zoom per analizzare meglio alcuni dettagli che ci possono essere utili. Un unico dubbio l'ho sul rilevamento dei battiti cardiaci. Infatti io so bene che quando corro i battiti cardiaci è superiore a 160 bpm, quando corro ad una velocità sotto i 4 minuti e 30 4 minuti e 40. In questo caso ad esempio, andando col cursore a posizionarmi in un determinato punto, ho un battito cardiaco rilevato di 195 bpm con un passo di 503, quindi non è decisamente un battito cardiaco, non è sicuramente esatto come un battito cardiaco. Quindi il sensore può essere utile come un riferimento grossolano, ma per avere un'idea precisa, per avere dei valori precisi, la fascia cardiaca è sempre lo strumento più giusto per potersi allenare e avere con precisione tutti i nostri dati. Altri dati che potremo andare a verificare sono racchiusi in questo comparto: avremo la durata, distanza, durata media, calorie, il recupero, quante ore di recupero ci servono per recuperare completamente appunto dal nostro allenamento, avere un altro allenamento di intensità.
Vediamo il piccolo effetto di allenamento, ossia quanto è stato impattante sulla tua condizione aerobica questo allenamento. Avremo poi la velocità media, i passi fatti, la cadenza, il tempo di discesa, il tempo di risalita. Inoltre avremo come ultimo valore l'EPOC. L'EPOC non è nient'altro che un valore che ci dice, ci informa su quanto è stato intenso il nostro allenamento. Quindi più alto è e maggiore sarà il dispendio energetico che avremo per recuperare. Quindi, come abbiamo detto, tutto molto bello, l'unica pecca è il rilevamento del battito, e sinceramente è una pecca abbastanza importante per uno smartwatch, che vuole definirsi come sportwatch. Bellissime sono le heat map, ossia delle mappe di calore che le abbiamo direttamente sull'applicazione, ma anche sul quadrante del nostro orologio. Che cosa sono queste mappe di calore? Sono queste. Quindi ci evidenziano in giallo quali sono i percorsi più tracciati da chi utilizza uno smartwatch dell'assunto. Questo ci permette, ad esempio, in un momento come quello attuale, di poter cercare dei punti dove non sono solitamente battuti da altre persone che fanno attività fisica, quindi poter mantenere il distanziamento sociale anche in questi periodi. In un periodo, speriamo il prima possibile, post-Covid, invece potremo andare, ad esempio, se non siamo in una città dove viviamo, potremo andare a cercare dei punti dove è più facile correre, o comunque sia dei punti in cui le persone vanno a correre solitamente. Poi avremo anche la possibilità di andarci a sincronizzare con Facebook, a cercare i nostri contatti su Facebook, oppure andare a connetterci con altri servizi. In questo caso mi sono connesso con Strava e Wikiloc, che sono due applicazioni che uso, una per correre e l'altra per fare escursionismo, ma ci sono veramente anche tantissime altre applicazioni con cui possiamo connettere il nostro account su Unto. Tutte le altre impostazioni lato smartwatch, i quadranti, le schede, i widget, dovremmo andarle a settare tramite l'app Wear OS, un'app che funziona molto bene anche con iOS. La pecca di Wear OS è sicuramente quella di essere ridondante, ossia se abbiamo un'applicazione sul cellulare ma vogliamo andarla anche ad averla sull'orologio, dovremmo andarla a ricercare anche sul Play Store dell'orologio e quindi andare a reinstallarla. Altra cosa che sinceramente non mi è piaciuta, e motivo per cui non ho provato questo orologio anche con un dispositivo Android, è il fatto che se noi cambiamo telefono dovremo andare a riformattare e reimpostare completamente da zero anche il nostro orologio. Quindi non è come altri smartwatch o sportwatch in cui basta fare il pairing via Bluetooth con un altro dispositivo. Tiriamo le somme. Display molto bello, qualche piccolo limite sotto la luce del sole, 1,4 pollici la dimensione, 454 ppi la densità di pixel, è veramente altissima la definizione di questo orologio. Ottimo l'OS on display, manca l'altoparlante, ossia se arriva una telefonata possiamo comunque prendere accettare o buttare giù la conversazione, ma per poter parlare, quindi rispondere e parlare al telefono, dovremmo comunque avere il nostro telefono e rispondere tramite il telefono. Il display OLED, come abbiamo già detto, fantastica la qualità dei colori, i neri assoluti sono bellissimi. Ora, il prezzo, 479 euro. In sconto nel momento attuale in cui scriviamo è di un 10%, quindi siamo intorno ai 439 euro. È un prezzo alto per chi cerca uno smartwatch, è sicuramente un prezzo interessante invece per chi cerca uno smartwatch di qualità. Non mi ha convinto particolarmente l'utilizzo di Wear OS, che si porta dietro veramente tanti problemi, tante pecche. Uno di questi non è nient'altro che la batteria. Se lo confrontiamo con altri smartwatch di aziende concorrenti, la batteria di questo orologio è veramente limitata. Non è nemmeno completamente integrata la parte sport con la parte smart, quindi diciamo che ci ha soddisfatto, ma fino a un certo punto. Insomma, tutto abbastanza bello, ma per un top di gamma di Sunto avremmo preferito dire solo bello senza il abbastanza. Però ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Un saluto da Marco e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!